Se la scelta di vivere al fianco di un uomo esposto alla vendetta contempla anche la consapevolezza del rischio di morire al suo fianco, questa scelta accomuna oggi nella tragedia Francesca Morvillo ed Emanuela Setti Carraro. Come per la giovane moglie del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, anche per la moglie di Giovanni Falcone la mafia ha emesso una sentenza di morte. Un verdetto che segna una volta di più il venir meno a un codice di comportamento, d'onore se si vuole, che appartiene evidentemente più alla letteratura di mafia che alla realtà. Il destino di queste due donne corre sul filo di alcune consuetudini e analogie. Tutte e due al momento dell'agguato sedevano in macchina accanto al marito. Falcone, come Dalla Chiesa, preferiva guidare personalmente l'auto. E accanto al marito si trovava la signora Mattarella, quel 6 gennaio del 1980. Il presidente della regione Sicilia con la sua famiglia stava andando alla messa dell'Epifania. Alla moglie e al figlio venne risparmiata la vita, non la tortura di vedere trucidato il loro uomo e padre dal piombo dei sicari. 4 mesi più tardi, sempre sotto gli occhi della moglie, sarebbe stato ucciso a Monreale il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. 7 colpi sparati da vicino, si accasciò sulla figlioletta di 4 anni che teneva in braccio.